contesto come quello lucano, con pochi abitanti che vivono in un territorio estenso e difficile, la regione è anche l'elemento della perequazione di una programmazione temperata del territorio, della difesa e della valorizzazione di storie e di tradizioni che possono essere modello di sostenibilità. Lo ha detto ieri nella sua relazione sulla modifica del titolo V della Costituzione il presidente del Consiglio regionale Piero La Corazza. Vediamo il servizio. In Basilicata la regione è un irrinunciabile spazio democratico, innanzitutto a tutela dei territori interni e dei piccoli comuni, che rappresentano un presidio essenziale per il territorio e che altrimenti rischiano di essere emarginati. Uno spazio democratico che deve costare meno, essere più funzionale e trasparente, che in poche parole deve contribuire a semplificare la vita ai cittadini e alle imprese, perché così sarà più utile per il territorio. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Piero La Corazza nel corso della riunione dell'Assemblea sulla riforma costituzionale del titolo V. In un contesto come quello lucano, ha aggiunto, con pochi abitanti che vivono in un territorio esteso e difficile, la regione è anche l'elemento della perequazione, di una programmazione temperata del territorio, della difesa e della valorizzazione di storie e tradizioni che possono essere modello di sostenibilità. Al termine della relazione è cominciato il dibattito in aula. Sono intervenuti Gianni Rosa, Giovanni Perrino, Giannino Romagnello, Gianni Reggeri, Aurelio Pace e Achille Spada. Successivamente la seduta è stata sciolta ed è stata convocata una conferenza dei capigruppo per decidere il prossimo calendario delle riunioni. Il Consiglio si riunirà di nuovo martedì prossimo 8 aprile per continuare la discussione sulle riforme istituzionali. La conferenza dei capigruppo ha deciso anche che dal 15 al 17 aprile l'Assemblea esaminerà i 3 disegni di legge della Giunta che compongono la manovra finanziaria per il 2014. Il 29 aprile è prevista una seduta dedicata ai problemi dell'università. La sessione comunitaria avrà luogo invece il prossimo 13 maggio.